gli esuli e gli optandi. Cioè l'esule era quello che partiva ma che non aveva nessuna traccia, diciamo, lasciava. Invece chi optava doveva fare un atto scritto, anche firmato, che lui optava per l'Italia. Quando i profughi siamo stati noi, o meglio italiani, come Emilia Nacinovic, che oggi compie i 100 anni da profuga, e Nives, anche lei bimba dalle radici istriane, ma veneta e trevigiana sin dai primi anni di vita. Racconta cos'è stato per lei essere profughi dall'altra sponda dell'Adriatico. Erano visti come fascisti e questa è una cosa che, se io sento gli istriani, molti lo ripetono questo fatto, mentre non era vero, perché almeno nel caso dei miei genitori loro non si sentivano né fascisti né comunisti, ecco, ma loro volevano essere italiani. Fuggire dalla guerra e dalla pulizia etnica non è come fuggire dalla povertà, perché, ricordava Emilia, guardando questa foto della sua casa vicino a Pola, la propria terra in realtà non la si lascia mai. I contatti sono sempre continuati, anche perché lì ho lasciato zii e cugini. E di recente anche torno con mio figlio. Profughi per una guerra perduta, in cerca della solidarietà della propria patria, che diventa la generosità e la condivisione da chi non ti aspetteresti mai. Siamo stati accolti lì dal dottor Mariano Mandruzzato, che ricordiamo, guardi, mi commuovo ancora a raccontarlo, perché lui ci voleva tanto bene, con la sua moglie Teresa. Eravamo, diciamo, state alloggiate come cucina nella ex ambulatorio del dottore Mandruzzato. E come camere eravamo nel piano, vicino ai padroni di casa, avevamo lì la stanza. Certo, dovevamo adattarci come era, però una residenza l'avevamo trovata. E di solidarietà in solidarietà la vita è ripartita. Ed oggi Emilia è festeggiata per i suoi 100 anni. Tutti in casa di riposo Negazzi a San Giuseppe si sono stretti attorno alla centenaria, con il presidente Caldato e il personale, la figlia, il nipote e il pronipote tenuto per mano dalla bisnonna, in un ideale passaggio tra la profuga istriana del passato e il cittadino europeo del presente e del futuro.